forse per imporre un provvedimento che serve solo a garantirgli qualche consenso in più. Un tema come quello delle unioni civili non può passare dalla fiducia. La società italiana, per sua storia, cultura e tradizione, presenta sensibilità diverse su argomenti che riguardano coscienza di ciascuno. E la coscienza, caro Presidente, non si può regolamentare per legge, tantomeno con atti di forza, e concludo, come quello che oggi si sta consumando in quest'Aula. Ci attendiamo che il prossimo passo sia quello di approvare con lo stesso metodo le adozioni per le coppie omosessuali. Anzi, ci meravigliamo che non lo abbiate ancora già inserito. Sul provvedimento il gruppo dei Conservatori e Riformisti lascerà ampia libertà di coscienza, ma è ovviamente scontato che non voteremo mai la fiducia a questo governo. Grazie. Sì, grazie. Allora, prima di dare la parola al deputato Rampelli, vorrei ringraziare della presenza e salutare l'Istituto Comprensivo Garibaldi di Genazzano di Roma e il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Federico II di Napoli. Benvenuti in quest'Aula. E adesso chiede di intervenire il deputato Fabio Rampelli. Prego. Grazie Presidente, colleghi deputati, rappresentante del Governo. A nostro giudizio siamo in presenza di un vero e proprio Stato dirigista e illiberale, altro che, guidato da un Governo abusivo, questo lo sappiamo, un Governo che è incapace di risolvere i nodi strutturali che stanno soffocando l'Italia. Ne abbiamo parlato tante volte, la tassazione asfissiante, il debito pubblico, lo strozzinaggio bancario, la svendita di aziende private e pubbliche, il crollo dei consumi, la disoccupazione, l'immigrazione di giovani e di talenti italiani, l'immigrazione selvaggia, la certezza della pena, la sicurezza, la dignità per le forze dell'ordine. Potremmo andare avanti a lungo. Un governo che tuttavia, claudicante com'è, riesce